Fuori dal protocollo ufficiale, due aspetti sono emersi dalla serata di ieri sul piano del traffico: la biblioteca comunale desolatamente deserta e la vis polemica di alcuni tra i pochi presenti. Sul flop della partecipazione, non più di una ventina di persone tra il pubblico, l'opposizione ha infierito, mentre gli assessori Magni e Gerosa ieri hanno evitato presi di posizione. Una desolazione ha attaccato Anna Veronelli di Forza Italia. Purtroppo questo dimostra che questa giunta non è capace di coinvolgere i cittadini. Forse, a furia di sentirsi ignorati, si perde la voglia di partecipare. Stesso tenore da Marco Butti di Fratelli d'Italia, che ha commentato la sala deserta con questa frase testuale: sono 4 anni e mezzo che l'assessore Gerosa finge di ascoltare. Per correre ai ripari, oggi tutti i partiti che sostengono la giunta di Palazzo Cernezzi hanno diffuso una nota in cui si invita alla presenza ai prossimi incontri. Rinnoviamo ai cittadini l'invito a partecipare, si legge. Crediamo che il metodo partecipativo sia importante perché sollecita la massima condivisione. Tornando al pubblico, non è mancato qualche intervento polemico. A prescindere dal fatto che secondo me l'assessore Gerosa, ma è il mio principio, come cittadino di Como Borghi, come iscritto al PD, come vecchio rappresentante politico, dovrebbe dimettersi. Io schifo andare in bicicletta, posso? Posso avere il diritto di non andare in bicicletta? Sono un invalido civile e faccio anche fatica ad andare in bicicletta. Primo, rivendico il mio diritto di entrare in città in auto. Pago 5 euro, 10 euro, voglio entrare in auto e voglio i parcheggi. I parcheggi che li avete aumentati tutti il doppio, no? Prima ci lamentavamo del prezzo, è salito il doppio. Io consiglierei di fare 5 euro all'ora, tanto i comaschi pagano, non c'è problema. Così vediamo, probabilmente la lasceranno a casa, forse. Attimi frizzanti che si sono comunque stemperati senza particolari problemi, fino alla chiusura della serata attorno alle 23:30.